Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ecco il nuovo appuntamento, l'appuntamento pomeridiano con Venditalia Talks. Continua perciò la serie di incontri organizzati dall'associazione di settore volti a far scoprire e approfondire le tematiche di questa fiera Venditalia, una fiera che nasce, si sviluppa e obiettivamente sta anche avendo un grande successo sull'onda di alcune tematiche fondamentali: innovazione tecnologica, innovazione di sostenibilità ambientale e innovazione di prodotto. Noi in particolare in questo appuntamento parleremo di innovazione di prodotto, i nuovi trend di consumo del vending, in particolare i prodotti bio, free from e rich in. Parlavo prima appunto di innovazione, il settore è innovativo e sta innovando sotto diversi punti di vista. Uno di questi, avete visto appunto distributori automatici smart di ultima generazione, sostenibilità ambientale, attenzione alle tematiche sociali e ovviamente, come dicevo prima, anche innovazione di prodotto. Innovazione di prodotto che nasce da ovviamente un'esigenza che si è sempre più diffusa tra la popolazione di avere prodotti, diciamo, alcuni li chiamano di nicchia, io li chiamerei prodotti con degli target molto specifici. Di nicchia non vuol dire per pochi, perché in realtà ci sono dei dati di settore che raccontano come prodotti biologici, free from, rich in, si stanno diffondendo anche nel nostro settore e godono di un sempre maggiore interesse da parte di chi utilizza i distributori automatici. Quindi il nostro settore deve confrontarsi con queste nuove tendenze di consumo, perché ce lo dicono i dati. Tanto per corroborare insomma quello che vi sto dicendo, vi cito alcuni dati dello studio congiunturale di Ipsos fatto per Confida. Nando Pagnoncelli è stato ospite nelle scorse giornate di questi Venditalia Talks e nel suo report cita chiaramente che oltre ai prodotti venduti tradizionali, parlo ovviamente del vending, sono aumentati i consumi di alcune categorie tra virgolette di nicchia, come i prodotti ipocalorici, prodotti per diete specifiche, senza glutine, lattosio, prodotti vegani e prodotti biologici. Il 25% degli intervistati chiede che ci sia una maggiore offerta di prodotti all'interno dei distributori e chiede che in questa maggiore offerta siano compendiati appunto i prodotti che vi dicevano. Quindi c'è una propensione da parte dell'utilizzatore di vedere differenti e maggiori categorie di prodotto, anche innovative, anche nuove, all'interno dei distributori. Poi ovvio che il settore, e lo approfondiremo durante questo panel, ha le sue esigenze. Il vending non è un retail strettamente fisico perché tu vai a comprare da qualche parte, la vendita avviene attraverso i distributori automatici hanno delle limitazioni, chiamiamole comunque particolarità tecniche, attraverso cui vendono i prodotti. Quindi questi prodotti, per essere venduti, veicolati attraverso le vending machines, devono rispettare alcuni parametri. Insomma, l'obiettivo di questo Talks, prima di passare a dare la parola ai relatori, è proprio quello di far dialogare. È già iniziato il dialogo, ma di sviluppare questo dialogo tra le componenti della filiera: produttori, associazioni di categoria, gestori di distributori automatici, rivenditori, quindi tutte le anime che rendono viva la nostra filiera. Ci saranno una serie di autorevoli relatori che illustreranno ovviamente le varie tematiche legate ai nuovi trend di consumo. Marco Cuppini, che è Research and Communication Director GS1 Italy, Susanna Newald, responsabile nazionale area food dell'Associazione Italiana Celiachia, Massimo Lorenzoni, CEO di Bio2Bio, Nicola Zaniboni, direttore vendite di Dispensa Zaniboni, e Pio Lunel, che è il presidente dell'impresa di gestione dei distributori automatici di Confida. Lascio la parola al primo relatore, il dottor Marco Cuppini, che ho appena citato, Research and Communication Director GS1 Italy e particolare coordinatore dell'Osservatorio Immagino, che ha introdotto un nuovo modo di leggere i fenomeni di consumo e i relativi cambiamenti. E tra questi fenomeni di consumo e relativi cambiamenti ci sono appunto i prodotti di cui parlavamo prima, collegati anche al nostro settore. Quindi cedo la parola al dottor Cuppini. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, per l'occasione di raccontarvi, credo, dei dati interessanti che noi stiamo raccogliendo ormai da 5 anni. E parto da questa considerazione apparentemente un po' strana, però credo che abbia
davvero un po' di verità crescente nel tempo. Qua diciamo le nostre nonne comperavano in base alla disponibilità dei prodotti, quello che c'era si comprava. La generazione seguente, le nostre madri, avevano per scegliere i prodotti un grande veicolo di tutti i valori di un prodotto, la marca. E quindi c'erano, insomma, per chi ha un'età, Galbani vuol dire fiducia, è entrato nella testa dei consumatori e ha guidato le scelte dei consumatori per tantissimi anni. Il ruolo della marca ovviamente non è morto, cioè ancora è vivissimo. Quello che succede però da un po' di anni è che, e quindi guardando alle nuove generazioni soprattutto, ma non solo, si compra anche leggendo le etichette, cioè andando a cercare informazioni. Addirittura qui si dice si comprano informazioni. E credo che questo sia davvero un fatto nuovo che sta cambiando il modo di dialogare fra industria, distribuzione e consumatori. E noi su questo lavoriamo. Lavoriamo in che modo? Studiando le etichette dei prodotti. Le etichette dei prodotti da un po' di anni si sono arricchite di tantissime informazioni per una serie di motivi. Qua ne citiamo tre, come spesso succede con dei cambiamenti da parte del legislatore. Il regolamento europeo 1169 un po' di anni fa è entrato nel merito di queste informazioni, obbligando industria e distribuzione a mettere alcune tipo di informazioni, addirittura entrando nel merito su come metterle. Alcune informazioni dovete metterle in grassetto. Quindi il legislatore ha a cuore ovviamente il bene del consumatore, l'informazione del consumatore, e lo fa attraverso regolamenti, leggi, eccetera. Consumatore che, come dicevo, è diventato sempre più attivo, nel senso che le etichette si leggono, il consumatore cerca una buona informazione, un'informazione di qualità, la cerca dove c'è, e le etichette dei prodotti ovviamente sono un buon veicolo, tanto che sono diventati un nuovo media per parlare fra aziende e consumatori, e quindi da qui il boom delle informazioni in etichetta. Etichette che sono fonte di informazioni, insomma, che cosa troviamo su un'etichetta? Le descrizioni, gli allergeni, gli additivi, le informazioni nutrizionali, gli ingredienti, come conservare i prodotti, l'origine dei prodotti, molto importante. Pensate un'informazione, tanto per fare un esempio, fino a pochissimo tempo fa, forse considerata un'informazione tecnica, l'origine della materia prima della pasta. Grano 100% italiano, adesso è diventato importantissimo, viene poi con i fatti ultimi ha sconvolto addirittura questo mondo, ma è diventato per alcuni versi un fattore utilizzato per scegliere i prodotti. E poi i claim, quello che le aziende raccontano. Bene, noi in funzione di tutte queste cose, noi siamo un'associazione, siamo quelli del codice a barre, abbiamo 40.000 aziende associate fra industria e distribuzione, e con l'avvento dell'e-commerce, e proprio per la 1169, il regolamento europeo che citavo prima, è diventato obbligatorio per chi fa e-commerce mettere a disposizione le informazioni e le immagini di prodotto anche a chi fa la spesa comodamente seduto sul divano e non davanti a uno scaffale. E quindi abbiamo inventato un servizio di sistema, come diciamo noi, quindi a vantaggio di tutti i nostri associati, che consiste nel fotografare, abbiamo preso alcuni giovani fotografi e giovani fotografe, abbiamo messo in piedi dei set fotografici per fotografare, fate conto che fotografiamo circa 600-700 prodotti a settimana, e per registrare tutto quello che è scritto in etichetta. Oggi questa banca dati contiene circa 126.000 prodotti digitalizzati, prodotti vivi, cioè prodotti che sono in vendita tuttora sugli scaffali degli ipermercati e supermercati. Registriamo circa 100 variabili, tutto quello che c'è scritto in etichetta, dagli ingredienti, come dicevo prima, fino anche alla bandierina italiana. Partecipano sostanzialmente quasi 2.000 produttori e tutta la distribuzione
italiana fisica e digitale. La cosa interessante è che queste informazioni le facciamo sposare con un dato di mercato che viene dai nostri amici di Nielsen. Mettendo insieme le informazioni di etichetta e i dati di venduto, diciamo, abbiamo nuove viste sulle abitudini dei consumi. Queste sono le copertine dell'osservatorio che si chiama Osservatorio Immagino, che trae da queste informazioni alcune interessanti, a nostro modo di vedere, viste sui trend, gli andamenti dei trend dei consumatori. Ormai stiamo lavorando all'11ª edizione. Anticipo subito che chi fosse interessato ad andare a guardare queste informazioni sui nostri siti, sono tutti scaricabili, leggibili. Quello che la signorina qui davanti sta sfogliando, grazie, non ci siamo messi d'accordo, è la nostra pubblicazione, ma c'è anche digitale, grazie. Entriamo un po' nel vivo. Come dicevo, raccogliamo informazioni su tutto quello che c'è scritto, quindi il tema dell'italianità, per esempio, considerate che di questi 130.000 prodotti che abbiamo censito sono presenti informazioni che riportano all'italianità del prodotto su quasi il 27% dei prodotti, quindi una bella fetta dei prodotti negli assortimenti. Andiamo a studiare il lifestyle, quello che è stato citato prima, i fenomeni ormai relativamente nuovi come il free from, il reach-in. E invece, entrando nel merito di fenomeni crescenti negli ultimissimi mesi, il tema della sostenibilità e della riciclabilità del packaging, della composizione del packaging, sta invadendo le etichette. Del resto, girando per questi stand, ho visto chi su questo tema della sostenibilità sta facendo un pochino il suo business, con bicchierini assolutamente sostenibili e quant'altro. Quindi stiamo parlando di fenomeni importantissimi, il tema della sostenibilità è un fenomeno in grandissima crescita. Quello che mi è stato chiesto oggi è parlarvi un pochino più a fondo di questi trend, di trend ce ne sono tantissimi, entrerò nel merito di questi, mi scuso sul fronte dei numeri, ce ne sono un po', cercherò di non commentarli tutti, ma passarvi un pochino le cose più significative. Stiamo parlando di un numero consistente di prodotti che rappresentano circa il 25% delle vendite del totale dei prodotti grocery in Italia, negli ipermercati e nei supermercati, con, vedete nell'ultimo cerchiolino a destra, sostanzialmente un dato di stabilità. Il 2021 contro il 2020 sostanzialmente le vendite sono state piatte per quello che riguarda l'intera categoria dei prodotti free from. Free from cosa vuol dire? Prodotti che dichiarano l'assenza di qualcosa, senza coloranti, senza additivi, senza conservanti, senza grassi saturi, senza zuccheri aggiunti. Se vi ricordate un po' di anni fa il boom dei prodotti senza olio di palma, che erano praticamente spariti e adesso magicamente tornano, quindi fenomeni anche ricorrenti, senza OGM. Segnalo però che all'interno di questa categoria un po' più grande, i prodotti che dichiarano di non avere zuccheri aggiunti o pochi zuccheri hanno nell'ultimo anno incrementi a due cifre, più 10,6-10,4% relativamente uno con l'altro, e quindi sono il tema del poco zucchero è sicuramente un tema interessante. Cosa vuol dire lifestyle? Sono quei prodotti che sono quei prodotti particolarmente indicati per alcuni stili di consumo dei consumatori, quindi tipicamente il vegano, il vegetariano, oppure chi cerca più prodotti biologici, ma anche nicchie più spinte come i prodotti che seguono le direttive halal o kosher. Anche qua
la categoria nel suo complesso ha un po' si è stabilizzata, dove se andavamo a guardare questi trend un po' di anni fa assistevamo a delle crescite decisamente importanti, ma questo, e adesso stiamo assistendo a delle stabilizzazioni. Questo è dovuto da un fatto molto preciso: questi bisogni del consumatore sono stati soddisfatti attraverso scelte da parte dei produttori e dei distributori, del distributore in particolar modo, di costruire assortimenti e quindi di mettere in vendita prodotti che avevano queste caratteristiche. Quindi da un grandissimo boom iniziale una certa stabilità. Anche qui segnaliamo il fenomeno che sto dicendo, lo potete vedere nei numeri, con i due anni, il 2020 rispetto all'anno precedente, il 2021 rispetto all'anno precedente, vedete che da incrementi a due cifre, il vegetariano che cresceva del 10%, il vegano quasi del 10%, adesso sono crescite positive, ma a una cifra è decisamente meno esplosive. L'altro argomento è quello invece del contrario, dei prodotti arricchiti di qualcosa, arricchiti di vitamine, di calcio, di omega 3, di fibre, di ferro, oppure i prodotti integrali. Anche qua lo schema ormai l'avete capito, leggiamo le righe sottostante che segnalano le informazioni, i claim o comunque le caratteristiche dei prodotti più interessanti. La gente cerca più proteine, più fibre e l'integrale. Fibre integrale nei 5 anni di storia del nostro osservatorio, immagino, è uno dei protagonisti, proprio la ricerca della presenza di fibre è uno dei trend che abbiamo registrato più forti. Arrivo alla conclusione della mia presentazione cercando di entrare un po' in imbuto. Abbiamo fatto uno sforzo di avvicinarci un pochino di più al vostro mondo, in questo senso. Questa tra l'altro è un'anteprima, non è ancora stampata sull'undicesima edizione perché non è ancora finita, quindi siete i primi che vedono queste informazioni. Abbiamo provato a confrontare le tematiche del benessere, del salutismo, della naturalità, dei temi di filiera, dell'italianità, in funzione delle occasioni di consumo dei prodotti, quindi dividendo fra prima colazione, i primi piatti, i secondi piatti e il fuoripasto, che è un po' il proxy, credo, dei prodotti che normalmente sono presenti nelle vending machine. Quindi ci siamo interrogati su quali sono i claim che più dinamici quando cambia l'occasione di consumo, a quali tematiche possono essere ricondotti questi claim quali sono le tematiche più ricercate del consumatore. Vedete, nell'ultima colonna i fuoripasto fanno riferimento al tema del benessere e del salutismo. Entrerò nel merito con le ultime mie due chart della presentazione su questa cosa. In colonna vedete cosa intendiamo noi per prodotti fuoripasto, è quella lunga lista che va dalla frutta secca, le salse, i gelati, le praline, gli snack dolci, il cioccolato, le tavolette, gli snack salati, i sostitutivi del pasto, le caramelle, le gomme. Questo è il mondo che viene classificato come prodotti fuori pasto. Bene, qua come vedete lo schema e i numeri è sempre lo stesso, ma i numeri sono decisamente più dinamici. I fuoripasto rappresentano un trend del più 14%, fate conto che per le tematiche benessere il 14% si confronta con i trend dei prodotti fuoripasto generici che crescono del 3%. Quindi qui è oggettivamente vero che quei prodotti che spendono tematiche che fanno riferimento al benessere sono decisamente più ricercati dal consumatore. Quali sono i claim più dinamici per questi prodotti? Proteine, più 48%, fibre, non fritto, vegetariano, vitamine. Quindi, come dire, attenzione
a queste caratteristiche, perché i numeri ci stanno dicendo che il consumatore le cerca, le compra e le consuma di più. Lo stesso meccanismo invece riferito a claim che riportano al salutismo, anche qui 11% di crescita dell'ultimo anno rispetto all'anno precedente contro il 3-1 generico, e qui trend già sentiti, già evocati, senza lattosio più 44,7, senza zuccheri aggiunti 33, pochi grassi 14,6. Quindi i messaggi mi sembrano piuttosto eloquenti e quasi incontrovertibili. A questo punto, noi che diciamo sempre, noi siamo precompetitivi essendo un'associazione, da qui in poi i giochi li fate voi con le decisioni di quali prodotti mettere negli assortimenti delle vending machine. Grazie. Grazie dottor Cupini, che insomma con la sua relazione ha un po' confermato, e lo confermeranno anche le relazioni susseguenti, di questo interesse nel fuori casa per i prodotti con claim salutistici e che richiamano nel packaging le caratteristiche dei prodotti in chiave salutistica. Quindi quel più 14%, mi pare 14,6, penso che sia significativo. Ovviamente lì compendia il fuori casa in generale, ma in questo fuori casa una parte fondamentale, con i nostri oltre 800.000 distributori automatici installati in Italia, la rappresenta anche il vending. Il secondo appuntamento è con, come dicevo prima, con la dottoressa Newald, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia. Leggendo, preparandomi per questo breve talks, leggendo i dati dell'associazione, mi ha colpito una cosa in particolare. Allora, al di là del fatto che leggo che i celiaci dichiarati in Italia sono circa 230.000 e questo trend è in aumento e arriverà a 500.000 prossimamente, probabilmente, quindi c'è un'area medica, chiamiamola così, di sempre maggior numero di persone coinvolte, quello che mi ha colpito è che da una recentissima ricerca dell'associazione, tra persone che utilizzano prodotti per esigenze loro, ovviamente senza glutine, emerge una richiesta sempre maggiore che questi prodotti siano presenti all'interno di distributori automatici, in particolare ovviamente in alcune tipo di locazioni, scuole, enti pubblici, leggevo qua università. Quindi una recente, perché maggio 2022, un questionario con oltre 100 persone a cui è stato sottoposto e che hanno risposto, hanno detto sì, cerchiamo nel vending prodotti adatti a noi, tenuto conto, premetto, che l'interesse verso questo tipo di prodotti senza glutine oggi copre anche una fascia di popolazione che non ha una necessità di tipo medico, ma che è interessata per il suo stile di vita a utilizzare i prodotti senza glutine. Quindi penso che sia molto interessante, e nella relazione della dottoressa porterà alcune case history già avviate dall'Associazione Italiana Celiachia con alcune imprese di gestione del nostro settore. Quindi lascio la parola alla dottoressa Newald. Buongiorno a tutti, grazie per questa bella presentazione. Eccomi. Allora, abbiamo visto la bellissima presentazione del dottor Cupini, che ha mostrato dei dati anche molto positivi, diciamo, di crescita. Il mio intervento forse sarà un po' più, diciamo, ho voluto impostarlo anche per aprire una discussione, no? Visto che si chiama Talk, mi piaceva anche un po' confrontarmi con voi su anche quelle che sono le difficoltà del settore rispetto a questo tipo di consumatori. E quindi l'ho intitolato Un rapporto difficile, la celiachia e il vending. Andiamo a vedere perché. Allora, scusate, ok, noi siamo l'Associazione Italiana Celiachia, io non sono la presidentessa, sono la responsabile dell'area food, e l'Associazione Italiana Celiachia è l'unica associazione in Italia che rappresenta i celiaci italiani, e siamo nati nel 79, siamo presenti in tutta Italia e ci occupiamo ovviamente di advocacy, tutela e servizi alle persone che hanno questa patologia.
Queste sono un po' le attività che facciamo, vedete che molte sono dedicate all'alimentazione perché ovviamente, come sapete, l'unica cura per la celiachia oggi nota è la dieta senza glutine, quindi noi abbiamo una serie di attività dedicate alla ristorazione, quindi alla distribuzione, anche al vending e alla produzione alimentare, la famosa spiga barrata che penso tutti conosciate. Approfitto per ricordarvi che la prossima settimana è la settimana nazionale della celiachia. Quindi vi invito a visitare il sito settimanadellaceliachia.it dove troverete tutta una serie di iniziative, eventi che promuovono appunto la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine tra la popolazione generale. Perché tante sono le fake news che girano su questa patologia. La celiachia infatti è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue e insorge in seguito all'assunzione di glutine, non è un'allergia, non è un capriccio, è una malattia vera e propria cronica che richiede appunto come unica terapia la dieta senza glutine che va seguita per tutta la vita con estremo rigore, quindi è una patologia che ha un impatto diciamo molto importante sulla vita delle persone. Questi sono un po' di dati, questo è il famoso iceberg della celiachia, come diceva il nostro moderatore, i celiaci diagnosticati oggi in Italia sono circa 233.000, ma noi ci attendiamo oltre 500.000 di diagnosticati in breve tempo, perché comunque la classe medica sta facendo grandi passi avanti anche nelle diagnosi. Parliamo di 6-7 milioni di celiaci in tutta Europa, quindi sono numeri chiaramente una piccola percentuale della popolazione, l'1%, però sono numeri importanti. Pensiamo poi anche ai turisti, quindi non abbiamo solo 230.000 celiaci in Italia, ma anche tanti turisti che per fortuna tornano a visitare il nostro paese dopo questi anni di pandemia e prima della pandemia si stimavano oltre 100.000 turisti all'anno che visitavano l'Italia, turisti celiaci ovviamente. E qua vengo all'osservatorio Immagino, perché noi siamo dei fan di questo prodotto e cito ovviamente i dati sul senza glutine, appunto, quindi vado a integrare l'intervento del dottor Cuppini aggiungendo come senza glutine tra i prodotti confezionati sia il claim tra i free from il più diffuso col 10.6%. Ed è un trend in continua crescita, non solo in continua crescita, ma se vedete la domanda ultimamente supera l'offerta, quindi noi abbiamo visto proprio negli ultimi anni anche con i dati Nielsen che effettivamente c'è stata quasi una difficoltà dell'offerta a soddisfare la domanda, quindi sicuramente sono dati positivi. Noi come associazione, vi dicevo, facciamo una serie di attività per ovviamente aiutare le persone celiache a seguire la dieta e tra queste c'è un progetto che noi dedichiamo proprio al mangiare fuori casa, che ha oltre 4.200 locali che sono pizzerie, ristoranti, hotel, bar che aderiscono a questo progetto dove noi formiamo, aiutiamo e controlliamo i locali aderenti a servire pasti sicuri per i celiaci. La nota dolente invece riguarda il vending, perché appunto come il presidente Lunel ben sa, noi ci siamo confrontati anche recentemente, noi abbiamo una sezione di questo programma dedicata al vending, però questa attività purtroppo stenta un po' a decollare perché noi ad oggi abbiamo 5 aziende del vending aderenti al nostro programma. Peraltro con grande soddisfazione reciproca, nel senso che è un bel rapporto anche di crescita professionale reciproca, però ecco, sono solo 5 aziende che coprono diciamo sostanzialmente il nord Italia e le postazioni in totale sono un centinaio, quindi parliamo di numeri ancora molto piccoli. Ci chiediamo allora perché non riusciamo a crescere come abbiamo visto altri dati di mercato. Abbiamo voluto quindi in occasione proprio di questo convegno fare una piccola indagine sui social, quindi è stata tenuta aperta proprio pochi giorni, quindi abbiamo appunto raccolto circa 130 risposte, ma volendo, se avessimo piacere, potremmo sicuramente ampliarla. Noi abbiamo tantissimi ovviamente utenti celiaci dei nostri profili social, abbiamo oltre credo 100.000 utenti sul nostro gruppo Facebook e abbiamo chiesto con quale cadenza i celiaci usano
i distributori automatici? La risposta è che solo il 30% degli intervistati, che però può essere un campione abbastanza rappresentativo anche dalla nostra esperienza, utilizza i distributori automatici almeno una volta a settimana, quindi è un numero forse un po' ridotto secondo noi. In particolare abbiamo chiesto: trovi facilmente prodotti adatti alla tua dieta? E se vedete, la gran parte ha risposto, questo praticamente 75%, che no, ha molta difficoltà a trovare prodotti adatti. Quindi i celiaci effettivamente userebbero i distributori, ma non riescono a trovarli. E infatti poi gli abbiamo chiesto: ma ne sentite l'esigenza, cosa vorreste? E molti hanno risposto di sì, molti hanno risposto che vorrebbero trovare più prodotti, come dicevamo prima, vorrebbe trovarli nei posti strategici, perché il punto sostanziale del vending rispetto al resto del nostro programma dedicato alla ristorazione è che il vending alla fine, se ci pensiamo, è quasi un presidio. Cioè non è il ristorante dove vado magari anche in un momento di piacere, ma diventa quasi un presidio necessario quando sono appunto magari in un luogo pubblico, in un ospedale, in una stazione, in un'università, e quindi lì veramente è una necessità più che un piacere, e quindi veramente è sentito molto. Infatti vedete che la domanda a cui hanno risposto con più frequenza è proprio la presenza di distributori automatici nei posti strategici che mi dia quell'alimento adatto alla mia dieta. E qui mi riallaccio anche al discorso che faceva prima il dottor Cuppini, fuori pasto, perché fuori pasto possono essere veramente un po' la soluzione secondo me. E poi il problema grandissimo delle bevande, perché forse voi non lo sapete, ma c'è un grossissimo problema che appunto abbiamo riscontrato con i nostri partner sulle bevande, perché le famose bevande a base di orzo non sono adatte ai celiaci, perché come sapete l'orzo contiene glutine. Questo complica notevolissimamente la possibilità di erogare anche un semplice caffè che non sia contaminato con bevande che contengono orzo e quindi non sia adatto ai celiaci. E quindi questo rende veramente più difficile poter garantire la classica cioccolata calda piuttosto che un caffè da un semplice distributore automatico. Quindi sono aspetti che rendono molto difficile la accessibilità ai celiaci. Quindi in conclusione i celiaci vorrebbero sicuramente più distributori automatici in posti strategici, perché per noi il vending è un presidio, quindi è un presidio importante, è quasi un servizio pubblico. Però ci sono delle criticità, perché ovviamente c'è un problema di macchinabilità, di ridotta rotazione, perché comunque parliamo sì di trend in crescita, di consumatori attenti eccetera, ma sempre una nicchia di popolazione. E poi c'è questo problema delle bevande a base d'orzo. Quindi io volevo concludere dicendo: parliamone, cioè cerchiamo insieme delle soluzioni. Sicuramente si possono pensare, e i fuoripasto sono secondo me una soluzione, alimenti, snack che possano essere un po' degli alimenti adatti a tutti, quindi in cui si possa essere anche un po' visionari e magari lasciare da parte gli alimenti più tradizionali e inventarsi alimenti, i famosi novel food, che possono proprio andare oltre l'alimento tradizionale e andare incontro sia a consumatori che hanno esigenze specifiche, ma possano anche essere adatti a tutti. E quindi a quel punto non ho più il problema dell'assortimento per cui non ho ricambio perché ho pochi consumatori, perché quel prodotto può diventare interessante non solo per il celiaco ma per tante altre persone. E poi chissà, ragionare su questo bevande a base d'orzo, cioè quanto è poi questa contaminazione, ragionare su possibili soluzioni strategiche per gestirla, o addirittura sostituirlo. Ma il caffè d'orzo, io non lo so, quante persone lo bevono? È veramente necessario tenerlo in distribuzione? Magari si possono anche lì inventare, trovare nuovi sostitutivi che vadano bene a tutti e in questa maniera risolvere il problema. E quindi concludo con quello che è il claim, lo slogan della settimana di quest'anno, la Settimana Nazionale della Celiachia, perché una società più inclusiva è una società migliore per tutti. Quindi trovare soluzioni che siano adatte a una piccola fascia della popolazione comunque rendono una società migliore, e quindi è migliore per tutti. Vi ringrazio.
Grazie dottoressa Susanna Neidol, presidentessa no, responsabile nazionale Area Food della Stazione Italiana Celiachia, che ha sicuramente, secondo me in maniera molto chiara, inquadrato il discorso delle nuove trend di consumo e di certi prodotti del nostro settore e ha rivolto degli spunti, dei quesiti a tutta la filiera, ai produttori, che sono chi confeziona i prodotti, sia chi li gestisce che li vende attraverso i distributori automatici. Perciò io direi, esaurite le varie presentazioni, poi parleremo ovviamente anche con Pio Lunel, che è il presidente dei gestori della nostra associazione, perché giustamente la dottoressa ha posto dei quesiti, nel senso che questi prodotti sono prodotti in crescita, sono prodotti interessanti perché sono richiesti da sempre maggior numero di consumatori, però il nostro settore, come vi dicevo all'inizio, ha anche delle esigenze tecniche da ottemperare per renderli poi effettivamente vendibili. E poi c'è anche il discorso dell'orzo, per esempio, che ritengo molto interessante. Quindi dalla prossima relazione entriamo direttamente nella filiera facendo parlare innanzitutto un produttore, in particolare Massimo Lorenzoni, amministratore delegato di Bio2Bio, che è una realtà leader nel settore del biologico, leggevo nella sua breve presentazione, nata dalla fusione di tre storiche società, Baule Volanti, Fior di Loto e La Finestra sul Cielo. Lei viene dall'esperienza sulla Finestra sul Cielo, sempre come amministratore delegato. Quindi sentiremo la voce, dopo sentiremo la società commerciale, a sua volta sentiremo poi i gestori del vending, una società di produzione che ovviamente ha già un suo know-how legato, penso, anche al discorso dei distributori automatici. Quindi cedo la parola al dottor Lorenzoni e entriamo adesso proprio in chi, tra virgolette, fa anche business con questi prodotti. Grazie. Grazie a voi. Grazie per l'invito, soprattutto anche non solo per l'opportunità che abbiamo di parlare di questa parte del processo di distribuzione che c'è su tutta la catena, ma anche nello specifico per parlare di Bio2Bio, perché nasce, è una ragione sociale effettivamente giovane, da un anno, ma che ha una sua storia, e quindi io approfitterei proprio di questa occasione anche per presentare quella che è la società Bio2Bio, che nasce grazie alla fusione tra tre società storiche del mondo biospecializzato, che come ha anticipato il relatore sono Fior di Loto, che è nata nel 72. In quegli anni non c'era ancora tutta quella normativa del bio, ma erano già aziende che si erano posti il problema di quella che è la salute della singola persona e anche della terra nel suo generale, quindi con veramente concetti che oggi sono di largo, diciamo, che comunicati effettivamente da parecchie aziende, ma che sono nate come mission nelle singole aziende, Fior di Loto, Baule Volanti e La Finestra sul Cielo, quindi è nata nel 72, 87 e 78. Qui proprio solo due numeri, oggi ovviamente parleremo di vending. Bio2Bio nasce come società multicanale, quindi oggi siamo presenti sia nei negozi specializzati, farmacie e parafarmacie, nella parte erboristerie, sicuramente il mondo dell'oreca, a cui appartiene anche il vending, è per noi un canale di fortissima crescita, e quindi ci fa piacere appunto essere oggi qua, essere testimoni di questo percorso che sta cambiando e che anche chi mi ha preceduto l'ha evidenziato con numeri alla mano, di una tendenza forte e richiesta dal mercato. Quindi prima parlavamo di, ci hanno presentato come produttori, noi nasciamo come distributori, poi nell'ambito dell'organizzazione societaria abbiamo due unità produttive, una in particolare è Sglut, che è una società specializzata proprio per alimenti senza glutine, ovviamente con prodotti notificati e tutto quello che si porta dietro il mondo della celiachia. E invece la parte di Natura, che fa sia parte di confezionamento che parte di produzione. Come dicevo prima, multicanalità, e siamo specializzati nella distribuzione dei singoli canali. In questo caso specifico abbiamo voluto dare evidenza su quelli che sono i consumi, quindi abbiamo voluto in qualche maniera leggere quella che è la tendenza del consumatore. A volte fare un'analisi e una fotografia della parte di etichettatura, come
prima ci è stato fatto presente da GS1, da un'indicazione effettivamente di quali sono le informazioni che sono inserite all'interno di un'etichetta, ma che può avere delle uscite sul mercato completamente differenti, perché la stessa informazione può essere vissuta in maniera diversa da quello che è il consumatore finale. E quindi qui si parla di mondo bio, c'è il confronto tra il 2012 e il 2021, e quindi se inizialmente solo unicamente il 53% delle famiglie avevano questa propensione a consumare e quindi ad avere anche in quello che è il carrello della spesa dei prodotti bio, si è arrivati nel 2021 ad avere fino all'89%. A noi piace dire che sono acquisti consapevoli, nel senso che non è solo prendo un prodotto, lo metto nel carrello, ma in maniera consapevole sappiamo effettivamente che lo mettiamo nel carrello, consapevoli che rientra in quello che è del mondo del biologico. Il 43% lo vede come prima scelta, il 54% sono consumatori frequenti del mondo del bio, e quindi anche in questo caso poi c'è tutto lo studio di quelli che sono poi i canali effettivamente dove questo consumatore frequenta maggiormente, e soprattutto quello che è il cambiamento della spesa bio. L'Italia è ancora molto indietro rispetto al resto dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra e la Francia, e quindi ha comunque un trend continuamente negativo e si parla di un 18%. La parte della pandemia sicuramente ha aiutato questo trend di crescita, sempre di più i consumatori finali sono alla ricerca di quello che è un prodotto salutistico e tutto quello che si porta dietro, proprio perché la gente ha imparato di più a voler bene a se stessi e a tutta la società che ci circonda. Quindi adesso evito di entrare nelle singole voci, abbiamo evidenziato quelli che rientrano nel mondo del biologico, quindi al secondo posto come scelta tra i prodotti considerati sicuri rientrano i prodotti biologici, invece quelli prodotti considerati più invoglianti sia sotto l'aspetto dell'etichettatura e della presentazione del prodotto, lo vediamo è al 57%. Mi spiace, ma di qui è molto di traverso e non si legge. quindi in questo... Ah no, va bene. È uguale, va bene, grazie. Quindi la ricerca noi abbiamo voluto fare è proprio quello di cercare di capire effettivamente qual è la richiesta del consumatore finale, perché è colui che effettua poi la scelta. Questo diventa fondamentale nel mondo del vending, dove ovviamente non c'è una persona che trasferisce l'informazione, e quindi è un fatto visivo e di scelta diretta che può fare il consumatore finale. Qui abbiamo fatto uno spaccato, a livello europeo è stata fatta una ricerca per cercare di capire quali sono i trend di consumo legati alla dieta, e quindi nella ricerca proprio sul mercato italiano hanno visto che le diete più utilizzate, il 29% è quella mediterranea, il 18% invece non si riconoscono in una dieta effettiva, il 53% si identifica in particolare in una serie di caratteristiche, in questo caso sicuramente la più sentita è quella del biologico, che è quella che ha le percentuali più alte. In questo caso, visto che anche il nostro mestiere, abbiamo voluto anche dare degli esempi effettivi che oggi sono già presenti anche nel settore vending e che possono dare delle risposte alle domande che sono state fatte anche in precedenza e che faremo anche successivamente. Nel caso specifico abbiamo fatto un esempio di barrette, in questo caso sono anche senza glutine, adatte al discorso vending, sicuramente lo sentiremo anche successivamente, la necessità di avere anche un packaging dedicato a quello che
è il mondo vending e che sia giusto per stare nella spirale proprio fisicamente e quindi avere un utilizzo appropriato al canale. E ovviamente questo è stato fatto, essendo noi azienda multicanale abbiamo dei prodotti specifici studiati nei vari singoli canali. Questi sono salutari, rispondono a tante domande che sono state fatte in precedenza, per esempio in questo caso specifico come col dolcificante viene utilizzato uno sciroppo di riso a lunga catena, vuol dire che il rilascio degli zuccheri avviene in una tempistica molto più lunga rispetto a quelli che sono gli zuccheri raffinati e quindi risponde pienamente a tutto quello che oggi si dice uno snack naturale, salutare, biologico, vegano e anche senza glutine, tanto per non farci mancare nulla. Questi sono altri esempi sempre di prodotti oggi già presenti nel mondo del vending, quindi si vanno dalle barrette ricoperte a snack salati, andando anche su cose un po' più particolari. Queste sono state lanciate recentemente e stanno avendo un buon successo di vendita, sono delle verdure secche e quindi in questo caso è ancora più rafforzato il discorso salutistico, che è una parola che sentiremo spesso oggi e sempre di più sul mercato. Questi sono i contatti dell'azienda che oggi è come ragione sociale su Bologna e come uffici operativi in principal modo a Torino. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie dottor Lorenzoni, che ha insomma confermato con altri dati e con la case history della sua azienda di Bio2Bio il feeling che si sta creando appunto tra il nostro settore e certe tipologie di produttori. Tra l'altro mi scuso per prima, non mi sono presentato, sono Enrico Capello, direttore di Vending Magazine, che è una testata del settore verticale bio B2B. E tra le aziende con cui collaboriamo come rivista da più anni c'è Dispensa Zaniboni. Così passo al prossimo relatore, Nicola Zaniboni, direttore vendite di Dispensa Zaniboni, che è una società commerciale e la posso tranquillamente definire tra le aziende pioniere dei nuovi trend di consumo del vending, una delle prime che ha commercializzato, ha creduto nella vasta gamma di prodotti che presenta, anche appunto nel free from, nel reach-in e nelle varie tipologie di prodotti che abbiamo parlato fino ad ora, diventando poi un'azienda di riferimento per i gestori del nostro canale. Quindi Nicola è sicuramente competente, conosce bene le dinamiche del nostro settore e con lui entriamo ancora più nello specifico del rapporto tra la filiera della distribuzione automatica, produttori e rivenditori del prodotto. Quindi chiudiamo il cerchio man mano, poi arriveremo ovviamente ai gestori. Grazie e Nicola, parola a te. Grazie. Prendo qualche appunto perché la memoria dopo qualche giorno di fiera mi sta lasciando. Allora, Dispensa Zaniboni, ecco, io intanto sono Nicola Zaniboni e insieme ai miei fratelli Luca e Mattia abbiamo fondato e siamo titolari appunto di questa di una società commerciale che è specializzata nei prodotti alimentari snack, li chiamiamo snack on the go, quindi per il consumo fuori casa. E fin da subito abbiamo visto una grossa opportunità appunto di proposta a un settore, il vending, un settore in crescita ma con crescenti esigenze. La nostra offerta prevede prodotti che sono da noi selezionati o da noi anche concepiti, quindi con le aziende di produzione, e prodotti a nostro marchio o a marchio in esclusiva per il vending, per la distribuzione per il vending, che devono essere pratici per un consumo immediato, devono essere sicuri perché affidabili nella qualità e nella conservazione,
accattivanti nel packaging e chiari soprattutto nella comunicazione, perché vediamo appunto la problematica di lettura e di comunicazione che hanno i prodotti al di là di una vetrina di un distributore automatico. E poi l'aspetto dei, diciamo, convenienti per un rapporto corretto di qualità e prezzo. E siamo a Parma, siamo in un magazzino, abbiamo la nostra attività nel magazzino di circa 2000 metri che è refrigerato e condizionato. Quindi noi garantiamo anche la catena del freddo nel nostro servizio, tant'è vero che siamo distributori esclusivi per il vending in tutta Italia di yogurt fresco della Mila, in modo particolare, che è un'azienda piuttosto riconosciuta, ecco, nell'ambito del mercato italiano, il panorama italiano. Abbiamo una struttura commerciale di agenti presenti su tutto il territorio, quindi diciamo che siamo molto vicini anche ai nostri clienti, che poi alla fine sono i gestori. Le linee di prodotto, ecco, la nostra proposta è una proposta che considera varie linee di prodotto legate ai vari momenti di consumo della giornata, o ancora di più alle esigenze della localizzazione di ogni distributore automatico. Quello che stiamo vedendo è la necessità da parte dei gestori di cogliere sempre di più le esigenze di vari tipi di consumatori, che sono diversi se sono nelle scuole, se sono negli ospedali, se sono nelle fabbriche. Oggi ancora di più nelle palestre, piuttosto che negli alberghi, piuttosto che in suolo pubblico, quindi parliamo dei negozi automatici dello Shop 24. Quindi il nostro obiettivo è quindi quello di dare un'ampia proposta, un ampio assortimento in questo senso. Quindi una linea di prodotti salati, i piatti pronti, la linea dei prodotti dolci, la frutta, le bevande e lo yogurt, e poi tutto il mondo di quelli che sono i prodotti free from, biologici, ecosolidali, e adesso abbiamo aggiunto anche quelli cosiddetti arricchiti, no? Quindi i arricchini. L'assortimento è vario, è un rifornimento veloce, e questo permette ai gestori di avere degli livelli bassi di stoccaggio di prodotti, soprattutto quelli a più bassa rotazione. Quindi questo è un aspetto che vediamo che ai nostri clienti permette l'accessibilità a tante tipologie di prodotti. La scelta è... la scelta del nostro assortimento viene fatto secondo una serie di valutazioni. Leggiamo le indagini di mercato, il comportamento dei consumatori, le tendenze. Abbiamo un feedback costante, continuo, da parte dei nostri clienti. E poi abbiamo una collaborazione molto stretta, molto forte, con ormai un sempre più vasto panorama di produttori sempre più interessati a entrare nel mondo del vending, ma che poi si scontrano con tutta una serie di problematiche riguardante proprio spesso la confezione dei prodotti, quindi problemi della macchinabilità dei prodotti, quindi la compatibilità del prodotto con l'operatività delle macchine, le dimensioni dei prodotti, quindi la possibilità, dimensioni sia in termini di peso che in termini di ingombro, quindi la possibilità, l'obiettivo è sempre quello di occupare la singola spirale. E poi si è aggiunto negli ultimi tempi appunto l'ecosostenibilità del packaging, che è un altro aspetto molto, molto importante. Dicevo, fra gli elementi, fra i fattori che noi seguiamo sono le tendenze del mercato. Adesso io ho preso proprio una slide di qualche tempo fa, ma che ritengo sia ancora molto attuale. Ad esempio, cioè, ci sono dei cambiamenti di tendenza da parte del consumatore, quindi un aspetto importante è
i consumatori italiani si stanno portando sempre di più verso consumo di frutta e verdura e meno della carne. E questo è qualcosa che succede soprattutto nelle nuove generazioni, nei più giovani. Proprio una delle primissime dei primissimi progetti ai quali avevamo lavorato all'inizio della nostra attività, che ormai ha quasi 15 anni, quindi diciamo che ci sentiamo già vecchi, ecco, in questo senso. Una delle prime proposte che abbiamo fatto al vending è stata quella della frutta, diciamo, frutta naturale. La problematica che noi avevamo è la richiesta specifica era sulla frutta fresca, però la problematica è la gestione di frutta fresca, soprattutto di quarta gamma, con tempi conservazione bassissimi, perché si parla di pochi giorni, e livelli di scaduti altissimi, per noi era assolutamente ingestibile. Ci siamo rivolti quindi a un'azienda primaria nel settore, io adesso è Natura Nuova, quindi un'azienda che è anche piuttosto conosciuta nella frutta conservata, e avevamo sviluppato una polpa di frutta naturale conservata, quindi con lunghi tempi di conservazione, pastorizzata quindi con lunghi tempi di conservazione, e al quale noi avevamo aggiunto il cucchiaino, e quindi era perfettamente macchinabile. C'è stata poi un'evoluzione proprio dell'azienda in questo senso, la quale è andata verso confezioni ancora più fruibili per il consumatore fuori casa, quindi ha sviluppato ad esempio una confezione in doypack, cosiddetta in doypack, quindi questo alluminato con il tappo, che è molto più accessibile da parte del consumatore del fuori casa. Ecco, una considerazione generale, devo dire, purtroppo ancora lo snack di frutta non ha colto la grande massa del consumatore del vending, ma crediamo che soprattutto andando verso un pubblico più giovane, un pubblico sicuramente più attento a queste tipologie di esigenze, queste riteniamo possano avere delle buone performance per il futuro. Ecco, una situazione invece completamente diversa l'abbiamo rilevato invece nel mondo della frutta secca. Qui c'è stata una vera e propria esplosione di consumi nella frutta confezionata, monodose, legata probabilmente anche a questa campagna di informazione che è stata fatta molto importante verso il consumatore relativamente a quelle che sono le caratteristiche benefiche appunto della frutta secca, e per cui oggi la frutta secca è diventata un must per ogni distributore automatico, cosa che posso dirlo fino a 4-5 anni fa non esisteva. Crediamo sia molto importante, ecco, la comunicazione, l'informazione anche sul packaging, che riguarda tutti gli effetti benefici del prodotto, che riguarda anche l'origine del prodotto, e quindi l'informazione al consumatore è sempre più importante. Ecco, nel nostro catalogo noi abbiamo sviluppato un'offerta di prodotti cosiddetti, diciamo, che vanno incontro a quelle che sono appunto le richieste del consumatore moderno, quindi prodotti biologici. Ecco, nel caso specifico noi abbiamo collaborazioni con aziende nel mondo del bio che ci permettono appunto di dare una risposta ai nostri clienti, ai nostri gestori. Quello che è successo, allora, il bio è, la presenza del bio è soprattutto legata a accordi di fornitura, appalti in strutture sanitarie, in scuole e in strutture private, anche molte aziende che sono particolarmente sensibili alla qualità del prodotto e alla sicurezza dei processi produttivi. Quindi il biologico è una risposta da questo punto di vista.
Purtroppo quello che abbiamo visto è negli ultimi 2 anni, sempre a seguito della pandemia, a seguito della chiusura di molte strutture e a seguito dell'inaccessibilità ai distributori in altre strutture, la nostra vendita è diminuita di questo prodotto. Per cui auspichiamo che il ritorno alla normalità ci possa permettere di ritornare a dei livelli che possano essere quelli corretti per questa tipologia di prodotto. Ecco, questo è sempre nel mondo del bio. Ecco, quello che dicevamo, l'aumento delle vendite di referenze del free from, del cosiddetto free from. Ecco, mondo sicuramente anche dal nostro punto di vista confermiamo la grande attenzionalità a prodotti senza glutine. In questo caso qui dobbiamo un attimo differenziare il consumo del senza glutine con spiga barrata, quindi con la certificazione, rivolto soprattutto a quei consumatori che effettivamente hanno delle intolleranze al glutine. E questo è un settore, diciamo, un trend che riconosciamo in crescita. Abbiamo però quello che stiamo notando è anche una forte crescita di quei prodotti che sono dichiarati senza glutine, quindi rivolti più a un consumatore che elimina il glutine dalla propria dieta proprio come stile di vita, come propria dieta alimentare. E questo lo stiamo notando, diciamo, in quasi tutti i prodotti convenzionali laddove la scritta senza glutine sta comparendo. Riconosciamo anche noi una tendenza di incremento di quelli che sono i prodotti diciamo senza zucchero o senza lattosio. Devo dire, ecco, nel nostro progetto c'è anche quello di ampliare sempre di più la gamma di prodotti. Ad esempio abbiamo anche lo yogurt senza lattosio e avremo anche altri prodotti appunto in questo senso. Ecco, la grande sfida normalmente che noi vediamo delle aziende è quello di andare incontro, di poter sviluppare delle ricette sui prodotti che, pur togliendo lattosio o zucchero, incontrano comunque il favore del consumatore dal punto di vista dell'appetibilità. Questo è un aspetto, riteniamo, molto importante. Altro aspetto importante, credo che non sarò nel primo e nell'ultimo a dirlo, è sicuramente ancora il grande differenziale di prezzo che oggi c'è fra i prodotti sia biologico sia free from da quello che è il convenzionale, e questo credo che penalizzi ancora. Io credo all'estero, in tanti paesi non sia così forte questa differenza. Noi in Italia lo avvertiamo anche molto e penso sia piuttosto importante anche nello sviluppo e nella diffusione dei prodotti. Parliamo sempre di stile di vita, stile di alimentazione, mondo del vegano. Allora, in questo caso anche qui vediamo che si stanno sviluppando sempre di più prodotti che dichiarano la certificazione, l'autocertificazione al vegano. In questo senso abbiamo, ad esempio, noi notiamo un forte interesse su prodotti a base di farine di legumi. Questo, ecco, è uno delle serie di prodotti che noi presentiamo anche al mondo vegano. Ecco, parlando invece dei prodotti cosiddetti arricchiti, diciamo, quindi con l'aggiunta di, ecco, il mondo degli snack proteici stanno avendo una richiesta sempre più forte. In modo particolare devo dire le barrette. E a queste stiamo aggiungendo altri prodotti come possono essere dei crackers proteici piuttosto che bevande proteiche. Il mondo del proteico è soprattutto rivolto a quel pubblico, vediamo soprattutto giovane, molto attento
all'eliminazione delle proteine animali e quindi una sostituzione alle proteine animali con proteine vegetali, attenti a un discorso dietetico e normalmente anche pubblico molto sportivo. Al proteico aggiungiamo anche i cosiddetti snack funzionali, quegli snack ai quali che aggiungono a quelle che sono le caratteristiche basiche del prodotto anche aggiunta di minerali piuttosto che vitamine, piuttosto che batteri probiotici, tutti prodotti che aiutano al benessere fisico delle persone. Questo nel caso del magnesio e potassio. Noi abbiamo tante richieste da parte dei nostri clienti riguardo appunto la conoscenza e la possibilità di utilizzare i nostri prodotti, soprattutto quando devono dare delle risposte ai loro clienti, devono partecipare a gare d'appalto. Nel nostro catalogo, nel nostro sito, noi abbiamo una tabella nel quale noi tutti i nostri prodotti specifichiamo quelle che sono le caratteristiche, quindi quando si cerca un prodotto senza glutine abbiamo un elenco dei prodotti del nostro assortimento, così come il senza lattosio, così come il biologico, così come tante caratteristiche che vengono sempre di più ricercate da parte del consumatore. Naturalmente noi forniamo le schede tecniche del prodotto e tutte le informazioni che ci vogliono per poter partecipare ai bandi. Altro aspetto importante è la comunicazione anche sul distributore, quindi è importante che il distributore possa scegliere consapevolmente il prodotto. Noi forniamo di quelli che sono gli elementi basici, che sono questi indicatori, questi segnalatori adesivi sulle macchine. Oggi le macchine di nuova generazione, con la tecnologia digitale, con la comunicazione che possono fare, credo che possano svolgere in questo senso un ruolo molto, molto importante. Ringrazio per l'attenzione e ringrazio Confida anche per la possibilità che ci è stata data. Grazie. Pronto? Ok, perfetto. Grazie Nicola dell'ampia e dettagliata presentazione. Abbiamo avuto perciò una panoramica molto chiara sia sui trend di consumo, quindi dati portati da enti terzi, associazioni, enti di ricerca, sia la parola a produttori e rivenditori del settore. A valle di tutta la filiera però c'è chi poi deve vendere, proporre questi prodotti ai consumatori finali. Sono i gestori, parlavo prima di 800.000 distributori automatici, più di 800.000 installati in Italia, e perciò tutto questo discorso deve essere per forza incanalato alla fine attraverso gli imprenditori che poi questi prodotti devono proporre ai loro clienti, che in realtà, come sapete bene, non sono i consumatori finali ma il committente del servizio, l'azienda, l'ente pubblico che ti fa mettere le macchinette e ti permette di vendere questi prodotti. Pio Lunel ci è stato indirettamente citato più volte in questa conferenza, un po' il convidato di pietra si diceva, citato più o meno indirettamente più volte, come ti dicevo, presidente delle imprese di gestione del settore della distribuzione automatica, quindi rappresentante autorevole di Confida. Dobbiamo essere realisti, abbiamo sentito delle belle intenzioni, belle parole, interessanti spunti, ma poi c'è la realtà dei fatti. Il vending ha la buona volontà, mi sembra chiaro, ha la volontà di sviluppare questi prodotti, non c'è nessun tipo di pregiudizio, però il mercato poi chiede che questi prodotti siano adattati al nostro business. Quindi volevo sapere il tuo punto di vista, che poi anche ovviamente da rappresentante dei gestori italiani. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti innanzitutto, grazie per lo spazio. Noi abbiamo una stella polare, no? Noi siamo imprenditori, si chiama conto economico.
il conto economico del distributore automatico. Quindi noi dobbiamo coniugare all'interno del nostro distributore automatico un conto economico che stia in piedi, perché altrimenti rischiamo di fare dei danni. E quindi noi partiamo da lì, il conto economico e gli spazi che abbiamo a disposizione del distributore automatico. Perché noi a volte immaginiamo che il vending sia le belle batterie che noi vediamo presso gli ospedali, piuttosto che alle stazioni, piuttosto che gli aeroporti, ma in realtà il grosso del nostro business viene fatto con piccoli e medi clienti, quindi una macchina del caldo, una macchina degli snack, che all'interno magari deve anche avere l'offerta delle bibite. Quindi all'interno noi dobbiamo scegliere quali sono i prodotti che noi potremo andare ad erogare, e quindi qua dobbiamo appunto fare delle scelte. Le scelte avvengono, come dicevate voi prima, in base alla locazione dove vanno installate, quindi sicuramente l'offerta che verrà fatta all'interno degli ospedali sarà diversa di quella degli uffici rispetto a quello delle aziende. Quindi noi in questo mondo ci dobbiamo muovere. In questi ultimi anni penso che tutti abbiate notato che c'è stata un'evoluzione enorme nei prodotti che noi vendiamo all'interno dei distributori automatici, quindi noi non è che non seguiamo i trend di mercato, facciamo un po' più fatica perché dobbiamo un po' scegliere, quindi andare a, come diceva prima la dottoressa sul discorso della celiachia, è l'1%, quindi se io ho 30 prodotti a distributori e devo andare a cogliere l'1%, a volte diventa complicato. E è molto utile lo spunto che ha dato lei sul dire di facciamo dei prodotti che vadano bene per tutti. Questo ci toglierebbe a volte a dover affrontare determinate scelte. Quindi questo sicuramente è una cosa estremamente positiva. Estremamente positiva è il rapporto che si sta creando con i fornitori. Quindi i fornitori devono, la famosa macchinabilità è una cosa imprescindibile per noi, perché se il prodotto non eroga è già tagliato fuori in partenza dalle nostre scelte, perché se non è erogabile dal distributore automatico diventa complicato. Un problema di logistica, noi abbiamo aziende di logistica, quindi il prodotto deve arrivare, il dottor Zaniboni ce l'ha a magazzino a 4 gradi, noi lo dobbiamo trasportare a 4 gradi, lo dobbiamo erogare a 4 gradi, quindi insomma la logistica per noi è una parte fondamentale. Quindi noi dobbiamo sicuramente nel futuro, ma già lo stiamo facendo, dialogare sempre più tra i produttori di prodotti, le associazioni, per trovare delle formule che possano stare in piedi per tutti, perché noi, come ripeto, ci siamo accorti e stiamo seguendo il trend che ci sono sul mercato. Enrico prima ha toccato un altro argomento molto importante, che è quello del far capire alla stazione appaltante le problematiche, e magari anche che se ci impongono determinati prezzi, per noi è complicato poi andare a mettere dei prodotti che hanno delle caratteristiche diverse, perché oggi, come tutti sappiamo, quel tipo di prodotti ha un costo un po' più alto. Quindi anche quello noi ci mettiamo a disposizione, però anche le stazioni appaltanti dovrebbero essere educate a far sì che si possa accettare anche dei prodotti che hanno un prezzo un po' più alto rispetto a quello tradizionale. Quindi noi, mettendo insieme tutti questi pezzi, possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo usare tutte le informazioni che oggi abbiamo e riusciamo a recepire dai nostri distributori, dal mercato, da tutto quello che dalle associazioni, per far sì che anche il vending diventi un veicolo, e secondo me lo può diventare, anche perché essendo in ogni luogo, dappertutto siamo, quindi io dico sempre usateci per veicolare delle informazioni, usateci per educare, logicamente però lo dobbiamo fare insieme, l'educare e veicolare non può essere sempre comunque a discapito nostro, quindi dobbiamo lavorare insieme. Io il messaggio che voglio dare è questo: i gestori ci sono, i gestori vogliono lavorare in questa direzione, però tutti a questa filiera deve capire le problematiche. Quindi in questi giorni o anche in questi ultimi mesi con la struttura di Confida, quello che abbiamo fatto è stato quello di far conoscere il nostro settore. Noi dobbiamo parlarne, dobbiamo far capire le problematiche, perché insieme le possiamo affrontare, insieme le possiamo risolvere, e insieme possiamo poi
strutturare delle offerte che vadano nella direzione di tutti. Fatemi fare un appunto sul discorso della celiachia, sul discorso del distributore automatico di bevande calde. In effetti è un problema, la dottoressa sa che noi lavoriamo con lei. Certo che tenere separato il discorso dell'orzo rispetto agli altri bevande diventa complicato, quindi noi abbiamo delle macchine marchiate Ike, però logicamente sono delle macchine ad hoc, quindi queste dov'è che le mettiamo? Le mettiamo dove c'è una doppia offerta, quindi da un lato ho il distributore tradizionale dove c'è tutto quello che mi può richiedere il mio consumatore, dall'altra c'è il distributore che è ad esclusivo, non ad esclusivo, ma può essere utilizzato anche da un celiaco. Quindi noi, come ripeto, stiamo lavorando, tutte queste informazioni che voi ci state dando le cogliamo e non è che vanno disperse. Lavoriamoci insieme, collaboriamo insieme, usiamo i dati che abbiamo, usiamo le informazioni che abbiamo, usiamo le esperienze, usiamo i fornitori e io sono convinto che un buon lavoro si possa fare. Io penso che di avervi detto tutto quello che è dalla parte del gestore, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma insomma... Certo, okay? Certo. Assolutamente concordo, insomma, anche come grazie Pio Lunelli, presidente dei gestori, concordo anche come operatore dell'informazione, effettivamente il vending da questo punto di vista nel rapporto verso il new normal, chiamiamolo, che è una parola che poteva già dare bene prima della pandemia, ha dimostrato in questi anni una grossa evoluzione, pur dovendosi, come dicevi giustamente tu, scontrarsi o comunque dover lavorare su certi parametri che vanno rispettati. Quindi penso che gli spunti che sono arrivati da questo tavolo, l'associazione, i suoi rappresentanti abbiano dimostrato già quei fatti e lo vogliono ancora dimostrare, c'è l'intenzione di collaborare, di essere proattivi, perché il mercato va in un certo modo e bisogna secondarlo. Quindi ringrazio tutti i partecipanti a questo Talks, gli spunti sono stati molto interessanti, molti li troverete poi declinati nei vari stand che troverete in fiera, quindi continuo a rivolgervi l'augurio di un buon giro in fiera, buon lavoro e buon lavoro anche per tutte le categorie qui rappresentate. Grazie, buona serata.